Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo episodio della serie polacca, ma solo de nome. Allora, sono pronti i nostri girasoli da trebbiare, sarà una cosa che andremo a fare oggi, domani, live, non lo so, vediamo, ma oggi mi voglio concentrare sugli olivi, perché questi qua non sono più gli olivi miei, quelli che avevo messo, quelli li ho venduti e ho comprato questi olivi qua. Questo è un pack di olivi che potete scaricare da Modab US, basta scrivere olive, olive pack e ve lo trovate. Un pack che contiene un botto di roba. Allora, innanzitutto, come vedete, contiene la fabbrica di olio di oliva, che adesso non ce l'ho. Andremo a metterla più là perché non c'ho una lira né lo spazio per metterla. Contiene tanti piccoli, tanti alberi di olivi, dai piccoli ai medi ai grandi. Io ho messo questi grandi. Contiene degli atomizzatori, come potete vedere, atomizzatore piccolo, atomizzatore fatto a botte, ovviamente solo per PC, pesticida, perché adesso gli olivi non vogliono solo, gli olivi non vogliono il diserbo, che gli frega del diserbo agli olivi, gli olivi li vogliono il pesticida per gli insetti, e questo è il pesticida, e questi sono degli attrezzi per dare appunto il pesticida. Poi un piccolo spandiconcime patatino patatoso, poi abbiamo uno spandicalce o spandifertilizzante, che è quello del gioco praticamente, non so perché lo hanno modificato, non idea. Comunque poi abbiamo una bella botte per l'acqua, però credo che per l'acqua e per la calce basti anche qualsiasi, e per il fertilizzante vada bene qualsiasi cosa del gioco. Ma questa è la cosa gagliarda, ovvero questa è un'altra botte per, credo, per l'acqua, supplement of hydraulic function of the umbrella, e questa, cioè, credo che sia, che è un supplemento per le funzioni idrauliche, non lo so bene a cosa serve, ma questa è la cosa più figa, ovvero per raccogliere le olive, il cosino che voi andate sotto la pianta, perché qua le olive, queste qua, le raccogliete proprio. Poi un punto di ricarica per il fertilizzante, l'erbicida e il pesticida, e poi dei trattori che stanno proprio dentro a sto pack, il Same Argon, che è proprio uscito oggi anche per console, e questo non è quello che è uscito oggi, sta dentro al pack, però insomma è abbastanza inutile perché ne è uscito uno. Oppure il Massey Ferguson 4275, proprio tipico trattorino da frutteto. Ma la cosa più bella è il New Holland TK4, guardate un po' che spettacolo, New Holland TK4 cingolato, andremo a comprarlo appunto per il nostro frutteto. Potete scegliere se volete il TK480, TK490, TK400F. Adesso attualmente non ci abbiamo i soldi per comprarlo, o ci vendiamo un trattore qualcosa, però 1000 euro, ci bastano 1000 euro per comprarlo. Non so che cosa ci possiamo vendere, non ci dà però nella categoria oggetti, non ci dà, come mai non ci dà i cosini, aspetta, non ci dà, dove stanno, non ci dà più i mezzi, sono spariti i mezzi da oggetti posseduti, non ci dà più i mezzi da oggetti posseduti, non vorrei che sia un bug. Ah no, eccolo, mamma mia, mi ha preso un colpo. Allora, pensavo che la mappa mi si era buggata. Allora io direi, non lo so che mi posso, ad esempio il bobcat che comincia a essere abbastanza inutile col merlo, cioè abbiamo il merlo e col bobcat comincia a essere abbastanza inutile, che ce famo col bobcat? Allora vendiamo questo, ok, e mo ci abbiamo i soldi per comprare il nostro New Holland. Ricordate che il New Holland non lo trovate dentro i trattori, lo trovate dentro Olive Tree. Allora compriamo la versione, quale versione? 73.000, no, costa troppo, compriamo quello piccoletto, tanto non ci frega niente, ci serve per le olive. Dov'è? Eccolo, accendiamolo, vediamo un po' com'è fatto. Oh, pare fatto bene, raga. Oddio, il colore non è proprio New Holland, mi pare un po' troppo blu, sinceramente. Mi pare un po' troppo blu, però
chi se ne frega, chi se ne frega. Allora, che dobbiamo dare? Innanzitutto dobbiamo dare l'acqua. Vogliamo cominciare dando l'acqua ai nostri olivi, che non ci hanno proprio niente, poverini. Allora, acqua ai nostri olivi. Dobbiamo produrre, dobbiamo essere produttivi. Production, production, produciamo. Aspetta che non è facilissimo da guidare, cingolato. Ok, ricarica acqua. Oh, dovete devi ricaricare l'acqua. Oh, devi ricaricare l'acqua. Aspetta che forse non ci siamo capiti, perché sto trigger è bellino, sta ricarica dell'acqua, ma se non te metti come vuole lei, non si ricarica. Oh, gli devi mettere proprio davanti, proprio così, e allora va bene. Passiamo di qua, gli diamo l'acqua ai nostri olivetti. E quando dico olivetti non intendo mica il computer. Allora, vediamo un po' dove sta il trigger. Acqua. Allora, se voi andate sugli olivi, vedete che hanno bisogno di acqua, fertilizzante normale, letame e pesticida. Quindi qua, voglio dire, c'è bisogno di una marea di roba per i nostri bei olivi per produrre. Per fortuna non vogliono tantissima roba, ma adesso vediamo il concime come lo prendono, se lo prendono proprio sciolto lì, sciolto, cioè che devo prendere il concime proprio nei carri, scaricarlo sul trigger tipo serra, oppure se lo riconoscono proprio con lo spandiconcime loro, quello che c'è nel pack. Mo io questo non lo so, io mi sono incastrato, sappiate che io mi sono incastrato. Vedete che Robby è sempre molto abile nelle manovre. Intanto negli altri campi sto facendo fienagione, come vedete sono in piena attività, però insomma è uscito questo pack e ci tenevo a farvelo vedere. Voglio dire, Robby, sapete che non può tenersi indietro quando vede qualcosa di spettacolare. Questo sembra più il Blue Power New Holland, non è proprio il Blue New Holland, mi sa proprio che, perché ci si fari? Non lo so, mi sa proprio che vado un po' a modificare io il blu, gli vado a dare una modificata poi, perché ho capito che il Blue Power è tutto quanto, ma questo non mi sembra proprio il Blue New Holland, mi sembra troppo acceso per essere un Blue New Holland. E ci pensa poi Robertino a fare tutto. Nelle prossime puntate andremo a raccoglierle le olive, ovviamente cercate di non mancare. Non credo che faremo in tempo in questa puntata qua, anche perché non è che posso mandare avanti il tempo e farle crescere, perché c'ho da raccogliere girasoli, c'ho da fare fienagione, c'ho da fare un sacco di roba, che se manda avanti il tempo mi va tutto a quindi non posso rischiare di perdere tutto qua. Però tanto, perlomeno carichiamo al massimo i nostri olivi, che non è affatto male. Ok, allora l'acqua l'abbiamo data, praticamente ne prendono pochissima, nemmeno mezza botte, va bene così, va benissimo così. Ok, allora andiamo qua. Ok, perfettissimo. Vediamo la prossima cosa da mettere. È il fertilizzante. Adesso io compro lo spandiconcime che mi danno loro, ammesso che ho i soldi, 16.000 euro, sì, mi dovrebbero bastare, perché questo costa 7.000. Allora, mamma mia, c'ho più una lira, poi devo comprare pure la botte per il pesticida, vedrete che dovremo fare qualche debitino. Lo sto a prendere al contrario, mamma mia, il sonno, raga, sta registrando mattina presto, e quindi Robertino fa il file adesso, se registra di mattina presto, na 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 na, tutti insieme, na na na. Quello che è, fertilizzante o semi? Manco mi ricordo più. Fertilizzante, ok, così vediamo se funziona, se no ritocca vendere tutto subito, perché se dobbiamo mettere il fertilizzante col carro, sarebbe abbastanza inutile. Quindi adesso ne metto un po', poco poco, come diceva Caoli, è poco poco, però ho capito poco poco, ma lì stiamo proprio, ok,
A posto, ho comprato un cosino di fertilizzante, così lo riempo. Ho capito poco poco, ma io stanno all'acco 500 di fertilizzante, non mi pare proprio l'ideale. Ok, alla fine i pallet miei, non perché li ho fatti io, ma alla fine i pallet miei sono sempre i migliori. C'è poco da dire, poco da fare. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Allora, andiamo a fertilizzare, vediamo se la prende, vediamo se la prende, vediamo un po' se la prende. Io ci provo. No, i fari, spegni sti fari, aspetta, vado. Ok, sta dal concime? Sta dal concime? Lo sta da? Aspetta, vediamo se lo sta da. Lo prende, che spettacolo! Lo prende. Quindi vedete, parte l'animazione solo quando stai vicino alle piante. È come se ci fosse un computer che praticamente fa partire il consumo di fertilizzante solo quando state vicino alle piante, che ci fa pure rima. Che spettacolo! Ammazza quante ne ciuccia però! Oh, ne ciuccia parecchio, tanto che mi sa che toccherà andare a ricaricare. Mamma mia, che cosa spettacolare sto pack di olivi, raga, veramente bravi bravi sti modder, bravi, ve lo dice Robby Mello, avete fatto le cose col cervello. Vediamo un po', sì, perfetto, adesso c'è giusto un piccolo errore, vedete, guardate, quando c'è il fertilizzante lo vedete, perché è messo alla base, vedete, ci sono tutti i puntini bianchi, è messo alla base come nella realtà. Bellissimo, veramente. Adesso è il turno della cacchetta e del pesticida. Cacchetta e pesticida. Adesso bisognerà trovare un punto dove mette via il lizard qua. Un puntino dove stoccarlo, perché qua non c'è più spazio per niente, raga. O metto dentro l'officina qua, che sta bene. Ok, non vedo niente, ma o metto qua. Allora, cacchetta, per la cacchetta ci abbiamo il rallato, se non erro, da qualche parte. Ok, spengo questo. Prendo il Fiat. Per la cacchetta ci abbiamo il rallato. Sto andando dritto con la ralla. Mi pareva strano. Non so portare la ralla. Ho dei problemi e mi sembra evidente. Taratta. Che sempre un po' defi. Allora, chissà quanta cacca prenderà ogni albero. Io adesso inizio con poco, proprio perché non c'ho una lira. Inizio con 4 pallet, vediamo un po'. Chissà dove me l'ha messi. Uno è sparito, non so dove me l'ha messo uno. Porca miseria, mi è sparito un pallet. Dove me l'ha messo uno? No, mi è sparito un pallet. Ah, eccolo, me l'ha messo di qua, ma pensate, non mi ha messo il pallet. Hashtag non mi ha messo il pallet. Vabbè, dai. Ciancia le bande, bando alle ciance. Ok, dai. Oh, capissima. Ma mi sa che posso... No, vabbè, questo non... Non so se venderlo o no, raga. Che dite? Ci abbiamo il cingolato ormai. C'ha pure i cingoli da strada, così lo possiamo utilizzare anche per andare al frutteto di là. Non lo so. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi, adesso che ci abbiamo il cingolato TK, se possiamo vendere questo Fiat qua. Fatemelo sapere. Però, vedete, è sempre utile, è sempre comodo. Allora, scusate se sto a passare sui girasoli, ma... raga, purtroppo non è un errore mio, è l'errore del gioco. Ma spawnate il pallet in mezzo ai girasoli, che devo fa? Mi tocca andare in mezzo ai girasoli. C'è poco da dire, poco da fa. Ok, allora andiamo, adesso vediamo quanta cacca
Quanta car- e se accettano il carro soprattutto, non vorrei che vogliono lo spandicoci. No, l'accettissimano. Ma meno male che questi dovevano essere olivi grossi. Cioè, alla fine ci sono olivi pure più grossi, pensavo chissà quanto erano grossi. Allora quelli piccoli quanto sono piccoli, fatemi capire. Quelli piccoli quanto sono piccoli, la domanda che vi faccio io. Se questi sono quelli grossi, tanto vabbè, il plane del concime è il classico plane della cacchetta. Aspettate che cambio lato scarico, vediamo se l'ho cambiato, non sono sicuro che l'ho cambiato. Sì, però l'ho messo dietro e non va bene, lo devo mettere a destra. Ho K a destra e anche la cacca è data. Ci manca praticamente il pesticida. E poi stiamo a posto per proteggere i nostri olivi dagli insetti, quell'insettaccio, adesso non mi ricordo il nome, quell'insettaccio malefico che fa tutte le foglie gialle. Giù le zampe, giù le zampacce dai nostri olivi, giù le zampacce dai nostri olivi, insetto giallo, cioè insetto che fa venire la cosa gialla. Allora, gli ultimi olivetti alla fine sono bastati, il concime è bastato. Mamma mia raga, non vedo l'ora che maturino e facciamo la raccolta delle olive meccanizzata col cosino. Mamma mia che spettacolo che deve essere. Allora, con l'ombrelletto lì, con quel cosino, mamma mia, deve essere uno spettacolo. Allora, praticamente hanno tutto gli olivi, mancano solo i pesticidi. Mancano solo i pesticidi e stiamo a posto, così dobbiamo solo proteggere il nostro olivo dalla cosina cattiva. Dalla cosina cattiva. E niente, tocca ricomprare un pallet di pesticidi, tocca comprare l'atomizzatore e stiamo a posto. Allora, vediamo un po'. Allora, ci serve un pallet di pesticidi, assolutamente. Ah no, prima l'atomizzatore. 4.000, compriamo questo che non è abbastanza soldi, lo sapevo io. Lo sapevo io, debito. Io voglio fare del debito. Così ci abbiamo sui 185.000 euro di debito. Io voglio fare del debito. Quanto mi piace il debito. Allora a sto punto compro questo. Colore principale. Come lo famo sto atomizzatore, ragazzi? C'è in tutti i colori. Come lo famo? Bianco e il design come lo famo? Bianco, azzurro, così e poi un pallet di pesticida. Che il pesticida serve, raga, serve, purtroppo, se no il cosino che rende le foglie gialle ci rovina tutto l'olivo. Ok, oggi raga puntata di olivi come se non ci fosse un domani, un domain. La prossima puntata vedrete il New Holland colore blu normale, questo ripeto, credo che sia il blu power, ma io lo voglio colore blu normale, mi piace di più. Anche qui vedete c'è un piccolo problemino nell'XML, vedete, se sono scordati di scrivere una riga, una cosa così, ma cioè sono veramente piccoli errori questi. Che è successo? Non sparisce il pallet, spero che questo non sia un bug. Sì, è un bug, non sparisce il pallet. Ecco, anche questo è un piccolo bug del pack, quindi per le prossime volte conviene prendere il tank, quello posizionabile, perché se non sparisce il pallet è un problema molto 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 grosso. Allora andiamo a vedere, vabbè, uno se può tenere non c'è problema, ma dopo cominciano a farla a gas e sono tanti, quindi vabbè, purtroppo qualche piccolo errorino ce l'ha la mod, però è uno spettacolo. Per il momento l'errorino vale il gioco, come si dice. Ok, perfetto raga, vediamo se con un getto le prendo tutte e due, vediamo un po'. Io credo proprio di sì raga, io credo che le ho prese tutte e due con una botta. Eccolo qua, guarda, non so perché cos'è quel coso, sì che le prende tutte, sì le prende tutte, sì il marsupio, sì spettacolare. Guardate, già si è ciucciato l'86% di fertilizzante,
Ammazza se ciuccia sto coso. Ammazza se ciuccia sto coso. Raga, bisogna andare piano con sto TK. Non è che potremo correre come ci pare. Dovremmo andare piano, con sto TK. Aspettate che mi metto la lavorazione a 6 all'ora. Ok, riaccendo. Oh, bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Qui da Robby Melo. Bello, bello, bello. Oh, spettacolare, ragazzi, spettacolare. Guardate come... E poi si vede dove siamo passati, vedete? Perché fa la nuvoletta. Fa la nuvoletta dei fantozzi dove siamo passati. Vedete che spettacolo? Fa la nuvoletta in basso, vedete? Mamma mia, spettacolare. Spettacolare. E poi ogni albero prende pochissimo di pesticida. Perché... Che spettacolo. Allora, questa è a posto. Questa fila qua è a posto. Mamma mia, raga, raga, è tutto a posto. Io, amici miei, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Vi ricordo che se siete interessati al pack, andate su Motab US e scrivete Olive Pack, che vi dà tutto, vi dà praticamente di tutto e di più. Veramente un paccone, raga, questo è un paccotto, è un paccone. Io adesso non so dove mette la botte dell'erbicida, credo che la vada a mettere qua nella rimessa che sta qua, perché non so dove metterla. Ok, la metto qua insieme al TK, la metto qua. Poi per la raccolta ci servirà il caricatore frontale, sicuramente caricheremo col merlo, faremo la raccolta col merlo. Quindi per adesso mettiamo a riposo anche il nostro New Holland cingolato. Bello, bello, bello. Raga, come al solito scrivete nei commenti se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, lasciate un bel polliciotto in su, commentate. Grazie ai miei amici abbonati, anima, vita, cuore del canale, mi consentono di andare avanti, di sostenermi. Grazie, 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 grazie. Vi ricordo che in descrizione c'è anche il mio link per l'altra piattaforma, dove sono in live tutte le mattine alle ore 11, tutte le sere alle 20:30. Vi ricordo che c'è anche il mio link per la partner Giants. Se volete aiutarmi, sostenere il canale, aiutarmi con la partner Giants, vi prego di acquistare i prodotti di farming dai miei link qua sotto, DLC, tra l'altro l'ultimo DLC alpino, anche il Vicon che è uno spettacolo, o il Class, insomma trovate tutti i link qua sotto. Grazie, grazie, grazie. Detto questo, amici miei, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!